italiana, che è la madre morale e giuridica della nostra Costituzione del 48. Non so se oggi abbiamo preso di tutto, freddo. Quindi preparatevi a una battaglia terribile e fatelo per i vostri figli, per i vostri nipoti e per voi. Poi non è che cambierà tantissimo, perché poi i problemi sono da un'altra parte, ma quantomeno faremo capire che il popolo c'è e che non se ne libereranno così facilmente. Grazie. Boh, allora io... Niente, il senso di fare questa iniziativa qua era proprio il fatto di portare nei quartieri, no, e non solamente iniziative centrali in centro di Milano, questa discussione che secondo me è una roba, secondo me di livello storico, il fatto che il referendum costituzionale abbia un esito negativo, spero. Detto questo, se ci sono interventi, domande, assolutamente proponetevi. Posso? Certo. Mi era solamente un suggerimento, visto che penso che tutti abbiamo eventualmente dei siti, delle cose. Ecco, io non conosco nessuno del comitato del no, non so se qualcuno, voi lo conoscete, siete parte, ecco, però è solamente un suggerimento, cioè per un discorso di coordinamento, anche semplicemente di coordinamento d'immagine. Anni fa a me è capitato di vedere, tipo c'era una premiazione, una cosa, e avevo visto questo nastrino rosso che c'era, e vedevo tutte le persone che avevano sto nastrino, no? E dicevo, ma cos'è sta roba? Boh. Beh, alla fine ho scoperto che era un qualcosa per segnalare il fatto che si sosteneva la lotta contro l'AIDS, no? Vabbè, una cosa così. Però voglio dire, se ci fosse un'immagine coordinata per cui, ad esempio, il Comitato del No dice, chiunque voi siate, se avete un sito, mettete un bannerino dove mettete, che ne so, un fiocchettino bianco, una cosa così, dove c'è scritto no. Ma arriverà questa strada, sì. Perché questo qui... No, questo, perché questo? Perché in questo modo, magari senza essere troppo invasivi, no? Ok? In questo modo si segnalerebbe direttamente, subito, chi è a favore del no. Perché il problema è che, siccome appunto Renzi ha preso un bel comunicatore per fare questa cosa, l'ha pagato 100.000 dollari, si chiama Jim Messina, è quello che ha fatto la campagna per la rielezione di Obama, quindi voi potete immaginarvi che ci sarà un certo tipo di campagna di comunicazione da parte del sì. E come può fare il no per controbattere a questa forza comunicativa che arriverà? Beh, ad esempio, se sei riuscito a trovare un sistema per coinvolgere dal basso, perché magari, non so, tante persone non sono a conoscenza di tutti i dettagli della riforma, però magari c'è, non so, l'amico che ha il sito o quell'altro che segue l'altro sito, e quindi se invece si riuscisse a creare una rete di persone che mostrano, appena tu entri, bannerino, a prima pagina, ah guarda c'è quella cosa, questo è per il no, ah ma se lui è per il no, che è il mio amico, ok, che io lo conosco, che so che scrive, allora ci saranno dei motivi perché lui è per il no. Ecco, era solamente un suggerimento, ve lo porgo. Anche con le email, mettere sotto un link col nome. Beh, c'è. Andrea? Ah, io volevo porre una domanda. Esiste un codice penale in Italia che prevede l'attentato alla Costituzione? Nel codice penale c'è un reato specifico che l'ha tentato alla Costituzione, ovvero queste norme che sono state introdotte mi sembra che vadano a ledere proprio i nostri diritti fondamentali, di conseguenza si configura questo tipo di reato ed è l'articolo 283 del codice penale. Non capisco per quale ragione
L'hanno cambiato. Sì, sì. Sì, no, ma il lo possono avere anche cambiato, però c'è nella sua. 43 ancora. Sì, sì, appunto, no? Però è stato introdotto un altro che comunque mantiene questa caratteristica. Allora, il problema è, bisogna prendere atto di una cosa, quello che è accaduto era stato scritto in un progetto eversivo, si chiama Piano di Rinascita Democratica, no? Fatto dal cosiddetto massone Licio Gelli. Allora, la cosa che mi preme è far capire che di fronte ad un'azione di questo tipo non si può non chiamare la cittadinanza ad un tipo di lotta un po' più, diciamo, forte, più. Cioè, insomma, qui devono intervenire le forze sociali, bisogna organizzare scioperi nelle fabbriche, bisogna mobilitare la gente nelle piazze, stare lì, andare sotto il Parlamento e arrivare alla caduta di un governo per un'azione di forza anche delle masse popolari. Se si pensa solo di stare dentro negli ambiti della legalità si fa la fine del 22, ed è questo secondo me, no, il pericolo vero che c'è, il fatto che con i mezzi che hanno di comunicazione, di addormentamento delle coscienze, diciamo, della coscienza pubblica, significa proprio che noi gli andiamo anche a regalare praticamente, senza colpo ferire, diciamo, la società italiana. Ma il problema vero è che questo tipo di politica che si coniuga con un certo tipo di economia c'ha un disegno molto più pericoloso. Tutta questa politica economica che tende a distruggere le conquiste al proprio sta succedendo dappertutto, Cioè, se vedete, in tutto il mondo c'è lo stesso tipo di problemi. Allora, il problema che mi pongo è: ma non è che questi qui stanno amplificando quello che è avvenuto nei campi di concentramento, che hanno tolto un po' alla volta l'alimentazione alla popolazione che stava nei campi di concentramento? Ci fanno lavorare, non abbiamo diritti, addirittura nel contratto dei metalmeccanici ultimi c'è stata una trattativa dove gli hanno chiesto indietro 75 euro perché secondo i calcoli che loro hanno fatto hanno avuto più soldi rispetto alla trattativa precedente, di conseguenza chiedevano la restituzione, diciamo, di questa quota. Cioè, stiamo arrivando all'assurdo dell'assurdo. Allora io chiedo proprio che di fronte a questo bisogna ritornare allo spirito del 25 aprile, che era uno spirito di rivolta contro le dittature, perché questa è una dittatura che vogliono imporre, ma l'hanno già imposta quando non si è colpito il piano di rinascita sufficientemente. Allora riprendiamo in toto il ragionamento sulle versioni in Italia, perché dalle stragi a tutto il resto è tutto collegato, perché le stragi le hanno fatte perché volevano far saltare questa Costituzione, hanno cominciato con Portella delle Ginestra, noi hanno finito con quelle del 92-93, no? Per arrivare al sistema maggioritario, per arrivare a tutte le modifiche necessarie per dare al capitalismo, alla borghesia nazionale e internazionale tutti i poteri che gli avevamo tolto, e non glieli abbiamo tolti con le buone maniere, mi pare, no? Abbiamo dovuto intervenire in modo brusco per difendere il nostro diritto alla vita, perché oggi c'è in discussione questo. Grazie. Allora, nel 2006 l'equilibrio dei poteri dello Stato è stato distrutto, è da lì che parte poi l'azione più incisiva. Il Porcellum ha subordinato il potere legislativo all'esecutivo, la riforma dei delitti contro la personalità dello Stato a fine legislatura, si sono cambiati i reati mai applicati praticamente nella storia della Repubblica per